l'album è un quadretto in cui ci sono tanti colori, tante sfumature diverse, come un, esatto, un quadro che ha degli equilibri, no? Dove ci sono vari colori e varie tonalità. E in questa tonalità e questi colori si generano equilibri. Perché un equilibrio può essere dato da 12 canzoni, da 9 canzoni, da 10. In questo caso questo album aveva un suo equilibrio nell'ascoltarlo, nel pensarlo, per magari più percezioni personali. E mi è sembrato appunto che avesse un equilibrio con 10 brani. C'è un pubblico che mi segue da tanti anni ed è quello che, insomma, mi dà molta forza, molta anche voglia di continuare a fare concerti. C'è un pubblico che cresce con i concerti, pubblico che mi segue da molto tempo. Nel caso di un brano come Sotto Casa, che in questo momento sta avendo una grande esposizione, un grande successo, automaticamente fa sì che si genera un pubblico più curioso, quindi anche nuovi, soprattutto perché è un brano che piace molto ai bambini, ai ragazzi, piace sia ai vecchi che ai giovani. Ai vecchi intendo agli anziani, questa è una cosa fantastica, ti dà la percezione che è un brano forse a livello alchemico, suscita uno stato emotivo, a prescindere poi dalla considerazione culturale della musica di quel genere lì. Non è che il bambino sa se è rock, se è pop, l'ascolta, gli piace. Gli piace la sonorità e quindi va... Gli piace quella vecchia abilità, c'è qualche cosa, ma io me ne sono accorto. Infatti sono stati i miei figli a farmi capire che era un brano che poteva funzionare, perché loro me lo chiedevano sempre, ogni volta che andavo in macchina con loro, e loro erano loro che mi chiedevano sempre, papà metti Sotto Casa. E io veramente io, poi dopo...